Bella a tutti ragazzi, ben sono video. Io sono 5, sono questo vincolo di Milan Lecce, in cui ho finito da 2 con la parità delle due squadre. Ancora ragazzi, per tempo va a segnare il gol dell'1-0 a Calhanoglu, che ha concesso il gol dell'1-0. Poi ragazzi, il gol del secondo tempo si è venuto a parità, ha segnato Papacar, che segna comunque con la maglia del Lecce, e segna il gol della parità. Poi ragazzi, il secondo tempo va a segnare il pistolero Piontek, che ha concesso il gol del 2-1. E per la mezza parità si pensa nel finale che rovina i festeggiamenti a Milanzia, Milanchia Pioli, Marco Calderoni. E quindi ragazzi, la passiamo agli ultimi minuti finali, quando la partita sembra mai vinta dal Milan. E quindi ragazzi, questa partita è stata anche un trionfo di Stefano Pioli in panchina del Milan, dopo che sono il Marco Giampaolo. Ma comunque ragazzi, il Milan ha giocato una partita che è molto bene fino al primo tempo. E quindi il Milan doveva vincere. Un'altra brutta, un brutto inizio per Pioli, che arriva dopo. La panchina che arriva, che è la prima, già il primo pareggio con il Milan, che dalla prossima Pioli dovrà portare via il Milan dal 10° posto, ragazzi. Se vinceva il Milan andava, diciamo, un po' al 9° posto, quasi nella lotta dell'Europa League, ragazzi. E quindi ragazzi, adesso le due squadre partono entrambe un punto al Milan 11° e il Lecce 11°, che sarà dove rimanere il Lecce in Serie A. Sarà una cosa molto tosta, ragazzi. Infatti Lecce vedete un po' se si salverà insieme al Brescia quest'anno, perché saranno le due squadre che faranno tutto per rimanere in Serie A. Ma per il Lecce sarà molto difficile, ma per il Brescia sarà una possibilità, ci sta. E quindi ragazzi, il Milan deve vincere per forza questa partita. Stefano Pioli, come detto anche nel video, non l'ho molto convinto del progetto. Infatti si pensa c'è un allenatore già anche con Vincenzo Gattuso, che per me era molto adatto alla panchina dei rossoneri, ma poi il Milan ha già scelto il quarto su Stefano Pioli. Ma comunque ragazzi, il Milan dovrà anche giocare a svegliarsi, dovrà trovarsi questi 3 punti importanti prima o poi. Con Giampaolo hanno condizionato solo 3 vittorie, con Pioli sono ancora all'inizio, che lui non ragazzi, io sono uno che è molto fiducioso, che può, credo che può dare, che può a Pioli dare una fiducia, che dopo l'inizio di Pioli i milanesi non erano convinti di questo allenatore, ma io gli darei fiducia all'ex tecnico della Fiorentina. E quindi ragazzi, spero che porterà il Milan dove dovrebbe tornare come era prima, ragazzi. E quindi ragazzi, è tutto. Noi ci vediamo, se ci vediamo dopo o domani con Brescia Fiorentina, e noi ci vediamo poi. E noi, quindi ragazzi, è tutto. Noi ci vediamo sempre, è tutto. Ciao ciao.